Ciao a tutti e grazie per essere di nuovo qua ad ascoltare questo nuovo video. Prima di incominciare vorrei ringraziare di nuovo tutti quelli che mi stanno supportando per i commenti, per i like ricevuti e vi chiedo di fare la stessa cosa per questo video in modo da farmi sapere che state supportando il mio lavoro e lo state apprezzando. Oggi sono molto emozionato di essere qua a parlare di questo argomento che non è per nulla facile, cercherò di essere preciso ed esaustivo nei termini possibili in quanto questo video più o meno durerà 10-15 minuti. Per essere completamente esaustivi avrei bisogno di molto più tempo, cosa che non ritengo giusta. Ho pubblicato un PDF del percorso Fringe dove queste tematiche vengono spiegate molto approfonditamente ed è anche questo uno dei motivi per cui faccio dei percorsi uno a uno. Dunque, per adesso godetevi l'argomento, vi ringrazio di nuovo e iniziamo. L'argomento di oggi vede come protagonista l'immaginazione o il viaggio in altri mondi, due cose ben separate che oggi andremo ad analizzare insieme per capire quando è uno e quando è l'altro. Tanti vi potranno dire che il viaggio immaginifico, immaginario, è impossibile da distinguere rispetto ad un viaggio vero e proprio. Penso che il motivo principale per la quale tanti potranno dirvi che è impossibile distinguere questi due tipi di viaggi vada poi a rifarsi e a sfociare nel semplice marketing, purtroppo, magari per proporvi una qualche tecnica che solo loro riescono a consigliarvi e solo loro riescono a padroneggiare fino in fondo. Vi posso dire, dal mio lato, invece, che con la costanza, con la pazienza e con la determinazione noi siamo in grado di andare anche ben oltre alcune tecniche e anche a tante delle nostre aspettative, creando così un vero e proprio percorso personale della persona all'interno del mondo che noi tutti chiamiamo onirico, erroneamente. Come già detto, ormai questi viaggi sono viaggi onisonici. Sono viaggi di esplorazione coscienziale, della percezione. Dunque, con un buon allenamento, con della costanza e della pazienza, si ottengono gli stessi risultati che, bene o male, sono stati ottenuti dai popoli antichi. Per riprendere una precedente affermazione, posso dirvi che tanti vi potranno dire che l'unico modo di riconoscere un viaggio onirico da un viaggio onisogico nell'onisogia è quello di riuscire a vedere direttamente l'energia, cosa che sappiamo arrivare dopo parecchio tempo nella vita di una persona che sta intraprendendo un percorso verso l'onisogia, verso il fringe. Vi posso assicurare che vedere l'energia all'interno dei nostri viaggi direttamente è pura, è un ottimo alleato, ma non è l'unico modo di capire se veramente stiamo viaggiando oppure siamo fermi in un sogno classico. Vi sono molti modi, invece, di vedere e di capire se stiamo sognando un mondo oltre la nostra sfera o un mondo che rientra nella nostra immaginazione. Come tanti di noi hanno capito, i sogni comuni e i sogni lucidi comuni sono soltanto uno strumento che ci insegna ad andare oltre, qualcosa che ci prepara ai veri viaggi onisonici, a qualcosa che noi vogliamo raggiungere per capire e comprendere noi stessi e il cosmo intero. Un segno del fatto che state veramente viaggiando lo potrete avere nel momento in cui proverete, una volta lucidi all'interno di questo presunto sogno, a far apparire o modificare un elemento dell'ambiente circostante. Mi spiego meglio. Se siete lucidi all'interno di quello che ritenete un semplice sogno e volete essere convinti di essere oltre il semplice sogno, o ne avete il semplice dubbio e volete verificare la vostra teoria, vi basterà provare a modificare un qualsiasi elemento con la forza dell'intento o dell'immaginazione a seconda di come vi state muovendo. Ricorda tutti che la forza dell'intento è utile quando dobbiamo fare qualcosa che riguarda il nostro corpo energetico, il nostro corpo di sogno, mentre la forza dell'immaginazione è molto utile per modificare l'ambiente circostante. C'è una sottile differenza tra le due forze, ma effettivamente una differenza c'è, una frangia utile che ci servirà a capire quando e come usare le due potenze a noi disponibili. Un effettivo viaggio in un altro mondo si differenzia dai semplici sogni, oltre che dalla proibizione nel poter modificare gli elementi circostanti, anche da proibizioni corporee, da qualcosa che noi, volenti o nolenti, non riusciamo a fare con il nostro corpo energetico. Ci
sono alcuni viaggi in cui non è possibile, per esempio, volare, ci sono alcuni viaggi in cui non è possibile eseguire determinate azioni come in un sogno lucido classico. Quella è la prova del fatto che non state più nella vostra immaginazione, nella vostra sfera onirica, ma siete nell'onisogia piena, siete nel fringe, siete oltre anche il fringe, siete nel cosmo aperto e infinito. Un altro fattore molto utile da tenere in considerazione ritengo siano i personaggi onirici, che non per forza andranno a rispondere ai vostri comandi. In semplici sogni lucidi, quindi rimanendo appena sopra il classico sogno ordinario non lucido, entrando in un sogno ordinario ma lucido, potremo verificare la natura del viaggio anche grazie ai nostri personaggi. Se il personaggio è nostro, creato dalla nostra immaginazione, è parte integrante del sogno, quindi parte di noi, ce ne accorgiamo per il semplice fatto che sarà molto tranquillo, pacato, rispecchierà molto molto bene la nostra personalità. E questo comunque non è da scartare, perché potremmo avere accesso a parti di noi che non sono le consuete parti di noi. Avremo la possibilità di conversare, di fare domande a diverse parti di noi che rimangono celate per la maggior parte della nostra vita. All'interno di un sogno, prendendo sembianze umane tridimensionali che si possono toccare, si possono odorare e con la quale in qualsiasi modo vi possa venire in mente si può interagire, potremo andare a parlare con delle parti di noi nascoste o addirittura che riteniamo impossibili. Avremo la possibilità di rispondere direttamente a domande che ci poniamo magari da una vita e risolvere dei problemi che pensiamo siano insuperabili. Quindi il semplice sogno lucido, sì, è un semplice sogno lucido perché rimaniamo nelle prossimità della nostra mente, della nostra quotidianità, ma in realtà ci va a dare un grandissimo vantaggio che tanti altri potrebbero non avere. Abbiamo direttamente, in questa fase di sogno lucido ordinario, il potere di cambiare drasticamente la nostra vita, le nostre convinzioni, il modo in cui pensiamo e ragioniamo, ad un livello terra-terra. È come andare a fare un hacking direttamente alla fonte della nostra mente, della nostra mentalità e personalità. Con un viaggio onisogico qua andiamo a sfiorare le vette invece della comprensione dell'universo stesso, andiamo a capire com'è formato e come fanno probabilmente altre civiltà, sempre facenti parte della nostra percezione, ad arrivare fino alla percezione diurna ordinaria di chiunque, sotto forma magari di disco volante, di stella che cammina o di qualsiasi altro elemento strano della nostra vita. Vedo quindi, a differenza di tanti altri, il sogno lucido come uno strumento molto valido, ma purtroppo superabile. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il sogno lucido è uno strumento iniziale, esattamente come lo è portare attenzione alla veglia per riuscire a portarla al sogno ordinario, per passare ad un sogno lucido ordinario e per poi passare all'onisogia e riportare tutto indietro nella nostra quotidianità e migliorare così finalmente una volta per tutte la nostra vita, la nostra personalità e la nostra percezione. Se anche voi, come me, ritenete vero che tutto l'universo è già dentro di noi e tutte le risposte sono già lì, il sogno lucido, il semplice sogno lucido, ci può aiutare nel trovare queste risposte. Il viaggio onisogico, invece, può aiutarci a guardarle e a toccarle con mano. C'è tanta differenza tra leggere un libro e praticare ciò che c'è scritto sopra. Mi spiego? Nel migliore dei casi, durante un viaggio onisogico, i personaggi onirici non si comporteranno più nel modo descritto poc'anzi, come i personaggi del sogno lucido, punto e basta. Il personaggio del mondo onisogico, quindi di un altro mondo che esiste al di là di ciò che è la nostra mente, si comporterà in una maniera completamente diversa. Questo, per fortuna, non lo dico solo io, è scritto anche su dei libri molto famosi, su dei libri che sono diventati il culto e il dogma di tantissimi, purtroppo. Ce ne dà la conferma Carlos Castaneda nei primi capitoli dell'Arte di Sognare, nella quale appunto racconta del suo spostamento del punto di unione in un mondo che non è il mondo ordinario. Mentre Don Juan riusciva a vedere tutte le forme di energia disponibili in quel mondo, il povero Carlos invece riusciva a vedere soltanto una sovrastruttura data dalla sua personalità, quindi persone, quindi strade normali, alberi e così via e così via.
ha reso un mondo incomprensibile un mondo comprensibile con la sua personalità, perché non era ancora in grado di vedere direttamente l'energia. Ricordo che il vedere direttamente l'energia arriva con tanto allenamento, dopo molto tempo. Io da poco ho iniziato a vedere flussi di energia all'interno della vita di veglia, o meglio, da poco tempo sono riuscito a capire che ciò che vedevo era l'inizio del vedere. Ho potuto avere la conferma di ciò che sto vivendo grazie ad alcuni sogni in cui mi sono accorto di vedere lo stesso effetto visivo che noto durante la veglia. Facendo uno più uno mi sono detto, ma se è un problema visivo della veglia, come mai io me lo ritrovo anche in sogno? Probabilmente non è un problema visivo della veglia, è un qualcosa che si vede indistintamente dallo stato coscienziale in cui mi trovo, indipendentemente dal fatto di trovarmi in veglia o in sogno. Il capire certe cose è proprio appunto lo scopo di un percorso fatto come si deve, fatto ascoltando se stessi e non ascoltando solo e unicamente gli altri, non soltanto ascoltando unicamente dottrine antiche e veramente dogmatiche. Siamo in un'era di grande consapevolezza dove non dobbiamo più per forza ascoltare soltanto antiche dottrine, perché come dice la parola stessa è un'antica dottrina. Oggi siamo nel 2024 e ognuno deve imparare a non delegare più niente a nessuno, né in bene né in male. Appunto per questo, con un percorso del genere, sono arrivato a capire determinate cose che purtroppo nessun altro va a spiegare. O se le vanno a spiegare, le vanno a spiegare dopo migliaia di euro, dopo migliaia di ore di ascolto, di niente, o addirittura fuffa. Io vi chiedo di fare attenzione perché presto ci saranno delle grandissime rivelazioni su tantissime pratiche che ormai non vanno più bene. Tornando al discorso principale, i personaggi del viaggio onisonico si comporteranno in una maniera completamente diversa. Viene riscontrato da Castaneda, viene riscontrato da me e presto verrà riscontrato anche da voi. Nel momento in cui raggiungete la lucidità all'interno di un viaggio onisonico, vi accorgerete del fatto che il personaggio in questione che avete di fianco, che avete davanti, possono essere uno come 10, come 20, come 100, si accorgeranno lì della vostra presenza e saranno pronti ad osservarvi esattamente come voi osservereste un fenomeno particolare durante la veglia. Sicuramente il trovarsi lucidi in un viaggio onisogico potrà dar via alla vocalizzazione del vostro intento, nella quale potrete urlare il desiderio, l'intento di voler vedere, e in questo modo potrete vedere. Ormai siamo andati un pochino oltre ciò che è tutto il racconto di Castaneda, ciò che sono state le sue pratiche e il suo apprendistato. Siamo più forti, più svegli e più potenti di quanto lui non lo era negli anni 60. Me ne sono potuto accorgere consultando i volumi da lui scritti e vedendo che ciò che lui trovava estremamente difficile per me nel corso del mio percorso è stato estremamente facile. Ci sono addirittura dei lignaggi specifici che vanno a creare oggetti nel sogno, mentre altri, come alcuni del lignaggio di Don Juan, non riescono a farlo, e questo a me sembra veramente impossibile. Ho imparato sì a creare oggetti, a dargli una forma, a ingrandirli, a rimpicciolirli, ma ci sono delle antiche tradizioni come lo yoga tibetano, per esempio, che non prendono in considerazione l'idea di non poterlo fare, nel senso che è la base per un praticante di yoga tibetano del sogno saper creare qualcosa all'interno dei propri sogni. Rimaniamo sempre sull'ambito della profondità di questa esperienza. Per adesso vi posso fare una breve scaletta di ciò che ritengo essere il piano, o meglio, la scala delle profondità del sogno. Vi è il sogno ordinario, vi è il sogno lucido, vi è l'onisogia. Queste sono le tre macro aree che ho individuato finora. Ognuna di esse contiene tante micro aree che verranno poi specificate in seguito. Quindi vi ringrazio di nuovo per l'ascolto, spero di essere stato chiaro nel spiegarvi le differenze tra un semplice sogno, sogno lucido, e un viaggio onisogico, e spero che questo vi possa servire per la vostra comprensione e la vostra crescita. Vi invito a dare un'occhiata ai link che trovate nella descrizione del video. Vi ricordo di mettere un mi piace, di condividere con chi sapete interessato, e vi aspetto dentro al Fringe su Telegram. Ciao!